Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Questo sarà un Q&A, un Nicole risponde. Mi avete lasciato tantissime domande su Instagram quando nelle storie vi ho chiesto: chiedetemi quello che volete, vi risponderò il nome di YouTube. Mi avete inondata di domande, quindi mi scuso già da subito se non riesco a rispondere a tutte, ma sono veramente tantissime, però cercherò di rispondere quanto più velocemente possibile, così riesco a includerne di più, perché negli altri video Nicole risponde, cercavo magari di dilungare, cioè mi dilungavo un pochino troppo e non riuscivo a rispondere ad abbastanza domande, quindi oggi provo a velocizzare un pochino, anche se io non ho proprio il dono della sintesi, però cercherò di farlo così riesco a rispondere a molti più di voi. Iniziamo con la prima domanda, subito qua, gossip. Sei mai stata bullizzata, trattata male o presa in giro da altri YouTuber? Sì, mi è capitato sia all'inizio, quando avevo proprio appena aperto il canale, e questa cosa non farò mai nomi, quindi lo sapete che non è da me fare nomi e creare polemiche, perché è proprio, cioè, una cosa che io non sopporto, quindi non è una cosa che farei neanche indirettamente facendovi capire, perché poi lo so che nascono, voi andate sui profili di queste persone a scrivere delle cose non tanto carine, quindi preferisco, appunto non farle queste cose, quindi non vi farò mai, mai, mai i nomi, perché la negatività da me non partirà mai, indipendentemente se mi è arrivata da altre parti, da me non partirà mai. Però sì, mi è capitato all'inizio quando avevo appena iniziato a fare video e mi aveva scoraggiata tantissimo questa cosa, perché io pensavo che, essendo bene o male colleghe, no? Cioè siamo tutte sulla stessa barca, ci arrivano gli stessi commenti, facciamo gli stessi lavori, cioè ci capiamo, il lavoro è quello. Io pensavo che fossimo tutte più unite, invece mi sono ritrovata in un mondo che per la grande maggior parte è molto competitivo, cosa che per fortuna non sono assolutamente tutte così, le influencer, le youtuber, grazie al cielo ci sono dei diamanti preziosi, però diciamo che molti sono così, almeno questa è l'esperienza che ho riscontrato io in questo ambiente e non ha neanche senso se ci penso, perché ognuno può iscriversi a mille canali, cioè questa competitività non c'è, perché alla fine non è che uno deve scegliere se iscriversi a me o a iscriversi a te, cioè nel senso se piaci si iscriverà ad entrambe, quindi è una cosa che io non sono mai riuscita a capacitarmi. In questi 12 anni di YouTube, perché il 26 agosto erano 12 anni che ho aperto il canale, mi è capitato poi più e più volte, sicuramente se mi seguite appunto da un bel po' di tempo lo sapete, ma sono stati sempre attacci che con me non attaccano, nel senso che con me appunto non attacca, non attaccherà mai. Ci sono molti youtuber soprattutto che nei loro video mi menzionano, lanciano frecciatine, sono persone che io non conosco, con cui non ho mai parlato e quindi l'unica cosa che posso dire è che se li vedo comportarsi in una data maniera e io è così che li conosco, ovviamente l'idea che mi faccio di loro non è proprio delle più belle, però tengo le distanze e non lancio frecciatine nei miei video, non rispondo a questo tipo di critiche, eccetera, perché il mio canale non vuole essere un canale negativo. So che le litigate, si sa, portano tante visualizzazioni, le visualizzazioni portano ritorni economici, però non ho bisogno di questo tipo di cosa, per far andare avanti i miei canali. Non l'ho mai fatto e non è una cosa che farà mai parte di me, però sì, mi è successo. Cerco di tenermi lontana da queste persone e frequentare invece quelle che non sono affatto così. Alle Maldive, dato che sei da sola, chi ti fa le foto? O comunque, quando sei sola, chi ti fotografa? Ti adoro, grazie tesoro. Ti mando un bacio grande. Allora, alle Maldive, a parte che nessuno di voi ci credeva che io fossi sola, ma sì, ero da sola. E di solito uso, allora dipende, o metto la videocamera sul treppiede e filmo e da lì prendo i vari screenshot delle foto, oppure quello che faccio molto più spesso è sempre con il cavalletto piccolino dell'iPhone, uso quello e poi metto l'autoscatto. È così, molto semplicemente, ragazzi, che faccio tutte le mie foto. Infatti, nell'ultima foto su Instagram vi ho anche spiegato che appunto l'avevo fatta con il treppiede, con l'autoscatto, non era perfetta, però nella sua imperfezione quella foto è perfetta per me. Se l'avete vista, se avete visto la descrizione, lo sapete. Poi mi è arrivata tra le domande per questo Q&A anche questo che appunto non c'è il punto interrogativo, quindi non ho ben capito se è una domanda o un'affermazione, e la voglio menzionarlo, questo commento, perché è una cosa che
mi sento dire costantemente ogni giorno, ok? Sia tra queste domande tantissime volte, che proprio è una costante. Neil è adatto a te, me lo dite costantemente che io devo tornare con Neil, eccetera, eccetera. Ragazzi, io questo discorso ve l'ho già fatto migliaia di volte, non so più come farvelo, ma io vado molto più d'accordo con Neil adesso che siamo amici. Non proviamo nulla uno per l'altro se non un bene perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, perché io avevo 16 anni, lui ne aveva 18, quindi eravamo veramente piccoli. Siamo cresciuti assieme nello stesso ambiente dei compagni di scuola, quindi ci vogliamo bene, ma non in quel senso. Non è una cosa che succederà, a parte che lo sapete, la mia filosofia delle minestre riscaldate non funzionano mai, però non è una cosa su cui voglio che voi speriate, perché è proprio una cosa che non succede, ma dovreste essere più felici per noi del fatto che ci siamo ritrovati e siamo amici genuinamente, senza secondi fini, che secondo me è una cosa molto più bella. So che probabilmente non servirà a nulla e me lo continuerete a dire costantemente, però io ci provo a farvi capire come sono le cose. Dai nuovi iscritti mi viene fatta anche questa domanda: che lavoro fai oltre a YouTube? Se mi seguite da un pochino lo sapete già, però ci tengo anche a rispondere perché magari si fa un po' di confusione. Ragazzi, il mio lavoro è fare l'influencer a tempo pieno, praticamente da quando ho iniziato nel 2009. Quindi sono 12 anni che io faccio solo questo, quindi YouTuber, Instagrammer, imprenditrice digitale che va tanto di moda, influencer, questi sono i termini, questo è quello che faccio a tempo pieno e non avrei il tempo materiale per fare nient'altro. Come fai a vivere da sola? Non ti manca la compagnia o hai paura o ti annoi? Ci tengo a rispondere a questa domanda perché voglio farvi ragionare sulla confusione che spesso si fa tra il vivere da soli e l'essere soli e il sentirsi soli, che sono due cose che non sono necessariamente collegate. Ad esempio, io mi sono sentita molto sola in alcune relazioni e mi sento per niente sola adesso che vivo da sola. Ad esempio, frequento molto più persone, vedo molto più persone adesso che sono single e vivo da sola rispetto a quando invece avevo un compagno. E non diamo mai per scontato che chi vive da solo, si senta solo e non diamo nemmeno per scontato che chi vive assieme ad un'altra persona non si senta mai solo. Quindi non dimenticatevi di chiedere anche ai vostri amici fidanzati come stanno. Per risponderti anche alla domanda che mi hai chiesto se mi annoio, io non so nemmeno che cosa voglia dire annoiarsi, cioè a volte vorrei avere un po' di tempo libero proprio per non fare nulla e annoiarmi, però tra il lavoro, i viaggi e le amicizie non ho tempo per fare niente praticamente, quindi direi di no. E come fai a goderti il now, cioè il momento presente, sempre fino in fondo? Io ho troppi blocchi, non riesco bene. Allora, se fosse semplice lo faremmo tutti sempre, quindi non staremmo neanche qui a parlarne. È un esercizio che io faccio da tantissimo tempo, da quando ho scoperto i libri di Eckhart Tolle praticamente, che alleno la mia mente a liberarsi, a volte spazzo via tutti i pensieri. Ad esempio, se ho davanti a me un bellissimo tramonto, me lo voglio godere, la prima cosa che devo fare è mettere via il telefono, perché se non metto via il telefono è impossibile. Metto via il telefono, mi concentro soltanto sulla bellezza di quello che ho davanti o sulla situazione o sulle sensazioni che provo in quel momento, lascio che la mente sia libera, sia silenziosa. E ovviamente è una cosa che devi riprovare, provare, riprovare. È tipo un allenamento che fai e ci riesci sempre per un minisecondo in più, per un minisecondo in più, per un minisecondo in più. Quello che ti consiglio è appunto di continuare a provare, riprovarci, riprovarci, perché è difficilissimo. Come ti comporti nei confronti delle persone che ti deludono volontariamente e non? Tendo a distaccarmi, ad allontanarmi molto molto in fretta. Prima che una persona mi deluda, ne passa un bel po' di tempo perché appunto io idealizzo le persone. Quindi questa cosa di solito va avanti molto. Nelle delusioni che ho avuto nella mia vita con le persone è sempre successa questa cosa. Praticamente ci ho messo tanto a rendermi conto, perché ho il prosciutto sugli occhi, ci metto tanto a rendermi conto, ma una volta che mi rendo conto, elimino completamente, sparisco, concludo i rapporti dando le spiegazioni naturalmente, però scompaio completamente ed è difficile per me riaprire, riallacciare rapporti che ho chiuso in passato. È proprio una cosa che, cioè, perché se arrivo a quella decisione di eliminare una persona completamente dalla mia vita, significa che
sono successe delle cose parecchio gravi e quindi non è una persona che mi interesserebbe mai più frequentare e quindi sì, faccio questo, praticamente sparisco completamente per sempre. Io non ho proprio mezzi termini, cioè mezze misure, è così. Cosa ti manca di più dell'Italia? Come vivi la lontananza dalla famiglia? Allora, dell'Italia mi mancano di più le persone, cioè la mia famiglia, i miei amici che sono in Italia e poi mi manca tantissimo il cibo, ragazzi. Cioè io qua mangio praticamente solo italiano, che me lo cucino da sola, perché la cucina qui, cioè, non ha niente a che vedere con quella italiana, ma proprio in tutto il mondo, cioè la cucina migliore è quella italiana, lo sapete. E come vivo la lontananza dalla famiglia? Non bene, non è semplice. Ho sempre un po' il pensiero, ah, forse un giorno tornerò in Italia, però poi penso, no, voglio rimanere qua. Sono fortunata, però, perché posso tornare molto spesso giù e Trieste è a 1 ora e mezza di volo da Amsterdam, quindi questo sono molto fortunata. Pensare che per un periodo ho pensato di trasferirmi a Los Angeles e lì sarebbero state tipo 12 ore. Quindi sì, non è facile, però comunque sono a portata di aereo, diciamo. Ogni tanto ti capita di guardare il profilo dei tuoi followers? Guarda il mio e seguimi. Sì, certo che mi capita, molto spesso, specialmente quando mi scrivete spesso, riconosco le vostre foto, i vostri nickname e quindi sbircio, vi conosco, vedo anche a volte se avete postato una nuova foto. Molto spesso vorrei quasi commentare, lasciarvi cuoricini, ma poi penso che pensiate che sono tipo una strana stalker che tra tutti i follower va a vedere e likeare foto, quindi non so se è una cosa che vi può far piacere oppure vi fa tipo, vi spaventa, però sì, li guardo spesso i vostri profili, molto spesso. Soprattutto quando mi scrivete che siete insicuri, che non vi vedete belli, che non vi vedete belle o che il fidanzato vi tratta male, io vi vedo bellissime e penso, mazza, sei una strafiga e ti fai trattare così, non va bene. Quindi sì, molto spesso, più spesso di quanto pensiate, vado a vedere i vostri profili. Dare una seconda possibilità a qualcuno in amore, sei pro o contro e perché? Io penso che dipenda tantissimo dalla situazione, non si può generalizzare, specialmente per questioni d'amore, di sentimenti, eccetera. Ogni storia è a sé, quindi dipende. Per quanto mi riguarda, non darei una seconda possibilità ad un mio ex, perché se ho chiuso una storia significa che ero assolutamente convinta e continuo ad esserlo, però appunto in linea generale dipende tantissimo dalla situazione, soprattutto da cosa si sta perdonando. Ma Black Geek o Geek, come dice lui, Black Geek, siete ancora amici, ragazzi? Sì, ci sentiamo molto spesso con Andrea, ma non perché non ci vedete assieme nelle storie o nei video, questo non significa che noi non ci sentiamo anche nella vita privata, ok? Quindi questa è una cosa che io dico spesso, ma ricordatevi sempre che se una persona non la vedete nei miei contenuti, non significa necessariamente che io non la frequenti. È il contrario, non vedete tutte le persone con cui io mi frequento perché magari le vedo appunto quando non ho la videocamera e non filmo. Ti manca il nuoto sincronizzato? Allora, una volta che sei stata una synchronette, sarai per sempre una synchronette. Quindi sì, ogni volta che entro in piscina, quello che mi viene istintivo di fare è fare nuoto sincronizzato, è più forte di me, mi manca sempre e non vedo l'ora di stare in acqua per poter fare qualcosina, è proprio automatico. Sì, è uno sport che ho sempre, avrò sempre nel cuore ed è tipo l'unico che guardo alle Olimpiadi. Poi mi chiedete tantissime ancora domande, perché non mi vedo, perché non mi frequento più con una data YouTuber, eccetera, eccetera. Evidentemente ho deciso di non parlarne perché evidentemente sono cose che non voglio condividere pubblicamente perché non sono proprio il tipo, ragazzi, quindi a me dispiace ignorare completamente le vostre domande, però dovete capire che ho deciso di non parlarne e per come sono fatta, sapete che è in linea coerente con le cose in cui credo, quindi appunto. Mi dispiace ignorarvi, ma su questo devo continuare a farlo. Ti seguo da tanti anni, sei cambiata, sì, ma credo che tu sia la versione migliore di te stessa. Cosa ne pensi? Ti ringrazio di cuore perché è un commento bellissimo. Penso di essere la versione migliore di me stessa rispetto a qualche anno fa e penso che la me tipo del futuro sarà la versione migliore di me stessa di adesso perché cerco sempre di migliorarmi. Un paese del mondo dove vorresti andare, ma non ci sei mai stata. Cuoricino da Trieste, grazie. Allora,
Beh, ne ho tanti in mente, ne ho tantissimi in mente, però uno che mi viene in mente proprio subito, perché è da sempre che sogno di andarci, è l'Egitto. Il mio sogno è proprio vedere le piramidi, la Sfinge, cioè voglio essere lì, voglio vederle. Adesso mi hai messo il pallino che voglio organizzare una vacanza in Egitto, non so neanche perché io non l'abbia ancora fatto, onestamente, perché sono andata in posti molto più lontani, quindi fatemi sapere se qualcuno di voi c'è mai stato in Egitto, se avete consigli, soprattutto quando è che mi conviene andare, qual è il periodo migliore per visitare l'Egitto e fare snorkeling, com'è? Hai in programma degli eventi a cui possiamo partecipare, ragazzi? Voi non sapete quanto mi manchi organizzare gli incontri con voi. Non è mai passato così tanto tempo da quando faccio l'influencer che io non vi vedo, perché sono ormai l'ultimo incontro quando era? Non penso tantissimo prima dell'inizio del Covid, però comunque sono 2 anni, cioè sono 2 anni che non vi vedo. Sì, mi fermate per la strada, però non riesco a vedervi in tanti come quando facevo gli incontri, mi mancano tantissimo. Era la cosa più bella del mio lavoro incontrarvi praticamente e me l'hanno tolta, quindi spero, spero davvero e fatemi sapere se vorreste venire ad un incontro. Come hai capito quale fosse la tua strada? Ah, ma onestamente non l'ho mai capito, cioè non è che un giorno ho avuto un'illuminazione e ho detto voglio fare l'influencer, anche perché quando ho iniziato a fare video su YouTube non esisteva il lavoro di influencer, cioè io ho iniziato così per gioco, per scherzo, cioè non si sapeva neanche che si potesse fare gli YouTuber, non esisteva neanche Instagram quando ho iniziato io, quindi figuratevi. È una cosa che mi è successa e voglio rispondere a questa domanda in particolare, perché molto spesso mi dite: Nicole, non sono più contenta con il mio percorso di studi, oppure Nicole, non sono più contento nel mio lavoro, però è un ottimo lavoro, ma al contempo non mi fa essere felice, vorrei lasciare, che cosa devo fare? Ragazzi, normalizziamo il fatto che si possa cambiare idea ad un certo punto. Non bisogna avere sempre da piccoli un'idea fissa e seguire quell'idea. Quello che volete fare, il vostro lavoro, il vostro percorso di studi può cambiare, potete decidere in qualsiasi momento, non è mai troppo tardi, ve lo garantisco, finché si è in vita non è mai troppo tardi e non preoccupatevi se non avete ancora capito quale sarà la vostra strada. Datevi tempo, prendetevi tempo, go with the flow e appunto normalizziamola questa cosa. Perché me lo scrivete in tanti e vorrei farvi sapere che è normalissimo, ragazzi. Credi che negli ultimi tempi la tua vita sia cambiata in meglio? Devo dirti di sì e penso che questo traspaia molto anche nei miei contenuti, perché me lo dite in tanti che non mi avete mai vista così felice, che non mi avete mai vista così radiosa, quindi so che è una cosa che si sente proprio, forse perché appunto ho sempre pensato di non riuscire mai a raggiungere un'indipendenza affettiva, pensavo di non poter stare mai bene da sola. E quando sono, cioè adesso che ho raggiunto questo obiettivo che appunto non mi sembrava di poter mai raggiungere per come sono fatta io, penso decisamente che la mia vita sia migliorata perché non sono mai stata bene come sto adesso in passato. Questo non significa però che possa sempre migliorare, che io sia sempre più alla ricerca di un appagamento personale, della felicità, insomma, però sicuramente rispetto al passato sì. Non è una domanda, ma a fine novembre dovrei venire ad Amsterdam e spero di incontrarti. Allora, ragazzi, io ho capito quello che fate, cioè voi quando venite qua, controllate le mie storie, vedete dove sono, mi stalkerate, poi correte e venite ad incontrarmi. Questa cosa io la amo, voi non avete la minima idea. Cioè, è bello che anche me lo dite, tutti fieri ed orgogliosi, Nicole, perché ho visto che eri qua e qui in soccorso, cioè io vi amo, è bellissima sta cosa, non smettete. A me rende davvero felice conoscervi, quindi anch'io, se mi vedete quando siete qua, non che necessariamente mi dovete stalkerare sulle storie, ok? Però se capita che mi vedete, venite sempre a salutarmi, ok? Anche se mi vedete in compagnia di qualcun altro, non vi fate problemi, io amo incontrarvi e chiunque sia accanto a me sa quello che faccio e quindi se ne deve stare zitto e deve aspettare che io mi faccio le foto e chiacchieri con i miei follower, ok? Lo sanno tutti quelli che mi conoscono. Quindi non fatevi nessun tipo di problema, venite sempre a salutarmi. Hai ancora l'Invisalign? Sì, sto indossando ancora l'Invisalign e sono alla terz'ultima mascherina, ma questo dente qui non si sta raddrizzando. Tra poco avrò l'appuntamento a Milano nello studio dentistico con cui collaboro. Vediamo che cosa mi diranno perché appunto non sono ancora soddisfatta. Ci sono tutti perfetti tranne questo dente qui accanto al canino che mi dà molto molto fastidio, quindi non penso che il mio percorso sia ancora completato. Vorrei ci conoscessimo dal vivo, ti darei tutto l'affetto di cui sono capace e che credo meritiamo. E poi altro messaggio.
Connessione mentale innata che sento subito, cioè e con te la sento forte. Allora, io ti ringrazio. Da quando sono single che mi arrivano questi messaggi in cui ci provate con me, a volte anche senza mezzi termini proprio, io vi ringrazio tanto. Cioè, ovviamente è un complimento bellissimo, non penso sia tanto fattibile, però grazie. Ti metti spesso in discussione, torni sui tuoi passi e alle volte ti capita di scusarti. Sì, mi metto spesso in discussione e cerco di mettermi sempre nei panni delle altre persone che incontro. E penso che chi non lo fa, manchi di empatia moltissimo. E mi capita di scusarti. Sì, mi è capitato di tornare sui miei passi, mi è capitato di scusarmi quando è giusto, lo faccio. Non provo nessuna vergogna, anzi, penso che sia una prerogativa, una caratteristica di chi è intelligente riuscire ad accettare il fatto di aver sbagliato e anche di riuscire a scusarsi. Quindi, dopo averlo fatto, mi sono anche sentita orgogliosa di me stessa perché e poi la persona se lo meritava, ok? Non ho mai fatto nulla di male, però magari nell'amicizia mi è capitato di scusarmi perché era giusto così. Se l'altra persona, sbaglia con me, si scusa ed è giusto che io faccia lo stesso. Quindi, assolutamente sì, e non c'è nulla di male nel sbagliare nella vita, l'importante è capire le lezioni e quando è giusto farlo, scusarci. Quando sponsorizzi hotel come in questi giorni, puoi portare qualcuno con te? Sì, posso portare quasi sempre un più uno. Ecco perché in passato, appunto, sono sempre stata io a portare persone nei miei viaggi di lavoro, però sì, sono sempre appunto io più una persona. La tua criptovaluta preferita? Allora, voglio menzionare anche questa domanda perché me lo chiedete spesso. Da quando vi ho detto che ho investito, investo in criptovalute, me lo chiedete in tantissimi. E vi avevo detto che le criptovalute in cui investo sono Ethereum, Bitcoin e Polkadot. Non necessariamente però questi in cui investo io sono gli stessi in cui dovreste investire voi. Per quanto mi riguarda, appunto, per il momento questi sono i tre su cui sto investendo. Quindi mia family, mi sa che adesso vi saluto perché si sta anche facendo buio. Sono talmente abituata ad avere il sole fino alle 11 di sera qua in Olanda che adesso a settembre, che le giornate si accorciano in frettissima, c'è tantissima differenza da un giorno all'altro, appunto, devo calcolare che non posso più iniziare a filmare così tardi, altrimenti non ho più luce. Quindi mia family, spero comunque che vi sia piaciuto questo video. Ne farò altri, assolutamente. So che avete sempre tantissime domande da farmi e mi scuso ancora se non ho risposto a tutti quanti, però altrimenti sarei rimasta qui tipo fino alle 2 di notte a filmare nel buio più totale. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Vi mando un bacio gigantesco. Come al solito siete pronti per il nostro abbraccio? 3, 2, 1, venite voi qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E vi aspetto domani, sempre puntuali alle 17:30 con l'ultimo video della settimana. Ciao!